chiudiamo in bellezza con uno dei cavalli di battaglia di Anna Moroni, che si prepara all'addio alle cucine, fissato il 1° giugno, riproponendo le sue ricette migliori. Oggi, in particolare, Annina prepara un dolce, una torta di pesche da rifare più e più volte. È la torta di pesche e mandorle. Ingredienti: 4 pesche, 250 g farina 00, 100 g farina di mandorle, 150 g zucchero, 150 g burro morbido, 3 uova intere, aroma di limone, 1 bustina di lievito per dolci. Procedimento: una ciotola, mettiamo le uova intere a temperatura ambiente con lo zucchero. Lavoriamo con una frusta manuale per qualche istante, quindi aggiungiamo il burro morbido a pomata, l'aroma scelto e mascoliamo ancora. Ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo la farina di mandorle e mescoliamo. Infine, incorporiamo la farina 00 e il lievito, meglio se setacciati insieme. Tagliamo le pesche a fettine, e le uniamo all'impasto, tenendone da parte qualcuna. Mescoliamo delicatamente e trasferiamo all'interno di una tortiera quadrata, o rotonda, ben imburrata ed infarinata. Disponiamo sopra le fettine di pesca tenute da parte. Inforniamo a 180° per 45-50 minuti. Fuori dal forno, decoriamo con zucchero a velo e pesche a fettine. Variante. Possiamo sostituire le pesche con le prugne, le albicocche, le ciliegie ed altra frutta di stagione,